Cappella in vantaggio 4 reti a 3 contro, che non è bello detto così, contro il Club Loco. Siamo in cronaca diretta con un tandem di commentatori, Casalini e Torre. Buonasera ragazzi. Buonasera. Allora Manuel, vuoi partire tu? Insomma ci fai un po' un preambolo di questa gara. Cappella guidati da un grande Corrado Pagano, anche se davvero scandaloso con questa maglia da Spagna. Sì, salta oggi proprio, non ci vuole. Non è proprio il caso, proprio. Però tra i migliori in campo per ora lo merita. Anche perché ha fatto 4 reti, ricordiamolo. Sì, anche il 22 sta cavando bene, però non era il duello. Che piaceva a Casalini il 22, vero Lullo? Il 22 in maglia bianca. La Xavi. Sempre interno e esterno. Copia Savoia. Quindi è per me. Corrado, non parlare con la maglia così, per favore. Ecco una grande cosa di Corrado. Ecco, Corrado, devi buttarti là. Chaed stavolta. Corrado, seppure in altre circostanze abbia servito alla perfezione Pagano, stavolta Chaed perde un po' la misura. Però Pagano sbaglia perché non si butta dentro. Esatto, si deve inserire meglio. No, diciamoli tutti i colori che ci sono mette la Spagna. Infatti, affondiamolo. Al finito fa ripartire l'azione, la palla per Russo. Prova a saltare un uomo, si infila tra due. Ancora Russo. La palla per Palmese, il sinistro rimpallato dalla difesa. Corrado, che è ben piazzata. Corrado, va un po' a difesa. Tu dovresti essere imparziale, per me nella croma. No. Io sono ecco il tifoso, commentatore tifoso. Così di Pagano. Silvestri, attenzione, quasi il numero dalla difesa. Palla però persa, ancora Troiano. Questo è un uomo di classe. Eccolo un altro di classe. Guardami! Pagano, buono l'1-2! Un salto più da ballerina. Guardatelo. Inquadriamo la mette la Spagna. Dopo il 4-0 di ieri davvero non si può. Però Palmese con tutto sinistro. Flores ancora una volta. Stavolta però il gesto gli viene bene. Il difensore non attaccante. 50 minuti dura. Esatto, più recupero. Ma vediamo qualche altra azione. Poi cambiamo campo. Ti stai divertendo, no? Molto. Russo solo al finito, una finta. Questo è un miracolo, questa è una bella Palmese, l'elastico cosa. Quasi buona questa palla, Russo, ottimo l'aggancio, il pallonetto e va fuori. E va fuori, nulla di fatto. Cosa ha fatto? Uomo! Cosa si è mangiato? Abbiamo intanto questa azione solo abbozzata da Troiano. Con questa inquadratura impietosa sulla maglia della Spagna. Non si salvano queste immagini. Chiudiamo qui il collegamento. Ciao, ciao. Palmese Flores 4-4, pari e patta tra i ragazzi del il Club Loco e Cappella Friends. Allora partiamo prima dai ragazzi in maglia bianca, il Club Loco con Palmese, un 4-4 che ti soddisfa oppure no? No, dovevamo fare meglio, però alla fine con tutto questo sole la stanchezza si è fatta sentire. Poi vabbè, complimenti alla squadra avversaria. Senti, raccontandoci un po' il match, cosa pensi che vi è mancato per trovare la vittoria? Vabbè, più dovevamo fare gol e poi oggi ci mancavano molti elementi della squadra, vabbè, però è andata come è andata. Va bene, allora dall'altra parte invece chiediamo a Flores questa risalita dei Cappella, che comunque funzionano anche senza elementi importanti, comunque come Punzo, un pari che vi lascia contenti? Non ci lascia proprio contenti perché potevamo sicuramente fare di meglio, logicamente gli avversari erano molto forti. Abbiamo cercato di dare il meglio, ma sotto a questo sole comunque mancavano alcuni punti fondamentali. Punzo appunto che manca da parecchio, il portiere che non è il nostro. Niente, comunque è stata una bella partita. Vabbè, quindi un punto che insomma va abbastanza bene, tutto sommato. Sì. Va benissimo, complimenti ragazzi, bravi.